In collegamento telefonico il presidente del consiglio di amministrazione dell'AMAT, l'ingegner Silvano Cavaliere. Ingegnere, allora quali saranno le linee guida dell'AMAT sotto la sua presidenza? Si possono già, come dire, individuare due linee di indirizzo. La prima è quella che la società si deve impegnare a migliorare la qualità dei servizi che rende. E quando parlo di qualità intendo in termini di affidabilità del servizio, di regolarità del servizio. E poi deve avviare quel piano di investimenti necessari per avviare, come dire, la trasformazione e lo sviluppo dei sistemi tecnologici di cui dispone, che servono poi sostanzialmente a migliorare l'informazione agli utenti e il rapporto con gli utenti stessi. Quindi tutto ciò che riguarda sostanzialmente i sistemi di bigliettazione, i sistemi di informazione al pubblico. Ingegnere, chiederà di acquistare nuovi autobus? Ma credo che noi siamo già orientati in questo senso. Gli autobus li acquista la società e naturalmente si spera anche di accedere a finanziamenti che provengono adesso dalla finanza nazionale e da quella regionale, ma dovremo comunque noi anche sostenere questo sforzo per la quota che deve essere poi AMAT a mettere in gioco, certo. Insomma, la quota di autofinanziamento. Un'ultima domanda, qual è il messaggio che lancia agli utenti tarantini il nuovo presidente dell'AMAT? Guardi, noi ci impegneremo a migliorare il servizio, questo credo che sia una condizione indispensabile per migliorare il rapporto con gli utenti. Noi in cambio chiederemo che gli utenti, come dire, valorizzino il loro diritto di chiedere di chiedere un servizio migliore, accompagnandolo all'impegno che corrisponde al dovere di pagare il biglietto sull'autobus, insomma. Questo credo che sia un punto di incontro necessario, per senso del quale, cioè senza la collaborazione degli utenti, credo che si possa fare molto meno di quanto in realtà si può fare.